Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, Inter batte Juventus 5-0, insomma, che batosta per l'Under 15, eh. Allora, mi dispiace di non essere riuscito a fare il video post Russia-Arabia Saudita, ma purtroppo al lavoro non è che posso fare sempre il tempo è quello che è. E faccio un video veloce giustamente come promesso sull'Under 15 e devo dire che ragazzi, poco da fare, l'Inter ha dominato la partita, non c'è stata partita, la Juve non c'è mai entrata. Non c'è mai entrata l'Inter, che ogni volta che faccio un video sulle giovani dell'Inter sono ripetitivo perché faccio sempre i complimenti appunto all'Inter per quello che fa a livello giovanile e bisogna fare i complimenti anche stavolta perché comunque vincere un campionato non è mai facile, che sia di qualsiasi categoria. E ci teniamo a quello Under 15 perché era il primo, no? Nel senso che era il primo della la prima finale, diciamo, della lunga serie, tolta la primavera che è uscita in semi, questa era una finale sicura che c'era. Io prima del gruppone, quando ho saputo la primavera che si era detto che tutte le squadre erano in semifinale, la Juve ha portato un sacco di squadre in semifinale, ho detto il sogno sarebbe vincere un campionato dei due primavera, almeno uno dei due, quindi o primavera maschile o femminile. Il sogno, parliamo di sogno. E uno giovanile, cioè o under 15, o under 16, o under 17 o under 15 femminile, insomma. E quello primavera è svanito maschile, è svanito subito con la semifinale con l'Inter, che poi ha vinto, secondo me, anche meritatamente avrebbe meritato di vincerlo prima. E oggi svanisce quello under 15, svanisce però, ripeto, per una grandezza dell'avversario che è stato superiore alla tua. L'Inter che aveva tanti giocatori che erano in campo anche l'anno scorso, che l'anno scorso erano sotto categoria, quest'anno erano più mature, la Juve quest'anno aveva tanti giocatori sotto categoria che magari l'anno prossimo saranno maturi, ecco, c'è poco da fare. Quando trovi un avversario superiore bisogna solo fare i complimenti. Poi a livello giovanile è vero che adesso voi leggete 5-0, che batosta, però in realtà a livello giovanile le distanze quando uno perde si moltiplicano. Se magari questa partita a 19 anni sarebbe finita 2-0 perché c'è un'altra mentalità, un'altra esperienza. Vedete, Juventus-Napoli è finita 3-0, ma non è che è 3-0, in realtà purtroppo a livello giovanile i gol, cioè a fine primo tempo erano 2-0 per l'Inter, magari avesse segnato prima la Juve avrebbe potuto pareggiare, ha segnato l'Inter è andato a farne 5, cioè a livello giovanile sono veramente poche, poche differenze, cambiano, variano le cose, ecco. Per cui niente, faccio i complimenti all'Inter, faccio i complimenti comunque anche ai ragazzi della Juve perché raggiungere una finale, e io ricordate che non ho fatto neanche il video sull'argomento dei cori, dell'Under 15, non me ne frega nulla. Parliamo solo farlo solo di cose che mi interessano, cioè del campo, del resto non mi interessa. Faccio i complimenti ai ragazzi della Juve perché comunque arrivare in finale non è mai facile, neanche quello, cioè arrivare in una finale di un torneo che sia nazionale, poi tornei come questi che sono lunghi durano veramente tutto l'anno. E adesso vediamo. Adesso domenica gioca al ritorno la formazione della primavera femminile contro l'Inter femminile Milano, che non è l'Inter che abbiamo visto stasera, ma è un Inter non ufficiale. E poi vediamo cosa faranno gli under 16, gli under 17 e le under 15. Chiaramente, se dovessi fare una scelta, spero, mi piacerebbe che si riuscisse a vincere l'Under 17, proprio perché c'è la Supercoppa, anche allungheresti la stagione. Però anche se dovessi arrivare a un Under 16, insomma, no. Insomma, speriamo di vincere un campionato almeno, ecco. Io mi auguro di vincere, ripeto, quello della primavera femminile perché vorrebbe dire tanto, insomma, primo anno di calcio femminile a certi livelli, vincere campionato e primavera sarebbe già qualcosa di impressionante. E poi speriamo di portare a casa un giovanile. Ma sarà difficile perché sinceramente credo molto nell'Under 17, devo essere sincero perché l'ho visto giocare anche alla Future Cup, hanno fatto un gran torneo. Però hanno fatto anche il Viareggio, quindi gente con un po' di esperienza, però è difficile perché gli avversari sono agguerriti e sarà molto molto complicato. Quindi rinnovo ancora i complimenti all'Inter, rinnovo anche i complimenti alla Juve, anche se sconfitta. Inter batte Juventus 5-0 per l'Under 15, quest'anno è tutto, vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!